messo negli spot della Barilla, di queste case imbandite, dove sembra regnare l'armonia e poi appena vanno via le telecamere, è finito lo spot, si ammazzano come le bestie. Non è quella l'Italia che siamo abituati a leggere in cronaca. L'Italia che ci viene sotto banco riproposta è quella di questi amori veramente penalizzati, dove gli entra dentro tutto. La cosa più importante, il denaro. Quando mettete le monete fra un amante e un altro, dov'è l'amore? E poi si lamentano perché i giovani si amano poco, quasi nulla, al di là che per i più fortunati come lo siamo stati noi l'impermeabilino non esisteva e adesso è obbligatorio se vogliamo portare a casa la pelle e se vogliamo essere un pochino più sensati quando pensiamo che mettere al mondo una creatura sia un gioco da ragazzi. Insomma, quest'amore ce lo stanno frantumando e noi zitti, siamo lì, spettatori passivi. E certo che ci facciamo i conti poi, perché crederci, quello che ci manca, non è la quantità d'amore che possiamo ricevere, è quello che ci viene sottratto con la violenza tutti i giorni su questi cazzo di giornali. Che si arricchiscono sul dolore, che fanno tiratura coi delitti passionali. Provassero ad amare loro, a capire che cosa vuol dire anche la gelosia, la legittimità di essere in grado di difendere un amore a tutti i costi. Certo, non bisogna arrivare all'estremità del problema. Guardiamoci più dentro, ma soprattutto più accanto. Rispettiamo lei e rispettiamo lui.
una stanza buia